Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, oggi è la festa della Regina dell'Ordine Serafico, ovvero dell'Ordine Francescano. Già il Papa San Pio X nel 1910 concesse all'Ordine Francescano l'aggiunta dell'invocazione alla Regina dell'Ordine Serafico nelle litanie lauretane. Con la lettera apostolica ob singularem dell'8 settembre 1910, con la quale si dava questa concessione, San Pio X faceva riferimento ad alcuni brani degli antichi biografi, nei quali si parla della straordinaria devozione mariana di San Francesco. Il primo brano è quello del beato Tommaso d'Acelano. A lei San Francesco tributava uno speciale culto, componendo preghiere in suo onore e offrendole il suo affetto in misura tanta e tale che nessuna lingua umana può narrare. Ma quello che ci dà motivo di gioia è che lui l'ha costituita avvocata del suo ordine e per la loro crescita e protezione mise i suoi figli Poco tempo prima di lasciarli sotto il suo manto. Il secondo brano è tratto dalla leggenda maggiore di San Bonaventura. San Francesco circondava d'indescrivibile amore la madre del nostro Signore Gesù Cristo, perché aveva reso il Signore della Maestà nostro fratello e perché attraverso di lei abbiamo trovato misericordia. Confidando primariamente in lei, dopo Cristo, San Francesco la costituì avvocata sia di se stesso che dei suoi frati. Il terzo brano è ancora di San Bonaventura ed è il seguente. Francesco, il pastore del piccolo gregge, ispirato dalla grazia divina, condusse quei dodici frati a Santa Maria della Porziuncola. Perché lì, dove grazie ai meriti della Madre di Dio era iniziato l'ordine dei minori, potesse pure trovare, col di lei aiuto, fecondità e sviluppo. Infine, lo stesso San Bonaventura, in un momento in cui i francescani non stavano attraversando un facile momento a causa della povertà evangelica da loro prescelta, si rivolse alla Madonna domandando il suo aiuto come la regina Ester salvò gli ebrei dallo sterminio così pregava san Bonaventura la Madonna regina dell'ordine salvi i suoi servi questo brano è riportato dalla lettera scritta da san Pio X ecco le sue parole lo stesso santo dottore, attraverso la Beatissima Vergine, si augurava di poter confermare sempre di più i suoi confratelli in umiltà, affinché potessero essere minori non solo in apparenza, ma con il cuore, con le labbra e con le opere essi potessero essere realmente umili e sinceramente miti. I poveri umili i poveri miti, poveri a motivo della povertà del Vangelo radicato nella perfetta umiltà. E per difendere i diritti di questa povertà basata sull'umiltà, così egli pregava la Madre di Dio. Ma tu, amatissima regina dell'universo, protettrice dei poveri e avvocata degli umili, Molto più sublimemente esaltata tra le genti della regina Ester e giustamente in essa prefigurata, sorgi ora alle grida del tuo Mardocheo Francesco affinché ti degni di intercedere presso il re per illuminare col tuo santo esempio e preservare per i tuoi meriti la condizione dei poveri che con speciali vincoli egli volle assimilare e congiungere a sé. Passò ancora qualche decennio e nel 1949 il papa Pio XII concesse ai francescani una festa liturgica da celebrarsi con messa e ufficio proprio sotto il titolo di Regina dell'ordine Serafico. Meditiamo ora brevemente sulla regalità di Maria. Per quale motivo Maria è la regina dell'universo? La risposta è molto semplice, perché ella è la madre di Gesù, il Re del cielo e della terra. San Bernardino da Siena così scriveva, Sin da quando Maria diede il suo consenso accettando di essere madre del Verbo Eterno, da allora meritò di diventare la regina del mondo e di tutte le creature. I padri della Chiesa, ovvero quei santi che nei primi secoli si distinsero per la loro dottrina teologica, hanno parlato diffusamente della regalità di Maria. Per tutti loro Maria è la Signora dell'universo, verso la quale ogni creatura deve onore. Spesse volte questi padri usano anche il termine molto forte di dominatrice. Tutto le appartiene dal momento che ella ha rivestito della nostra carne il Signore della Gloria. Se dunque Maria è la regina dell'universo, ne consegue che tutte le creature, oltre che a Dio, devono obbedire a lei, la devono onorare. A questo punto San Bernardino da Siena così affermava: Quante sono le creature che servono Dio, tante debbono servire anche Maria, poiché gli angeli, gli uomini e tutte le cose che sono nel cielo e sulla terra, essendo soggette all'impero di Dio, sono anche soggette al dominio della Vergine Gloriosa. Maria è regina, ma la sua è una regalità d'amore. Dobbiamo ricorrere sempre a Maria Regina, dobbiamo avere una grande fiducia in lei che tanto ci ama e tanto ha a cuore la nostra salvezza eterna. Come Aman voleva lo sterminio dei giudei, così il demonio vuole la nostra eterna perdizione. Egli fa di tutto per rovinarci. E per trascinarci nell'abisso infernale, studia ciascuno di noi, vedendo quello che è il nostro punto debole, e facendo leva su questo cerca di trascinarci verso il basso. Grazie a Dio e alla Sua infinita misericordia, vi è Maria, la Regina d'amore, che prega per noi, che ci ottiene la grazia di evitare certe cadute che potrebbero essere irrimediabili e ci dona la grazia di un vivo e sincero pentimento. Al termine di questa meditazione proponiamoci una cosa, quella di crescere sempre di più nella devozione alla nostra Madre e Regina, di pregarla più spesso e con una fiducia sempre crescente. Andiamo a visitarla dove c'è un'immagine sacra che ci ispira particolarmente, portiamole qualche fiore e soprattutto affidiamo a lei la nostra anima e tutta la nostra vita. Siano lodati Gesù e Maria.